Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. 7 milioni sulla misura 311 del PRS 2007-2013 saranno investiti per promuovere sia investimenti in campo agricolo a servizio di ospitalità turistica e didattica, sia per realizzare impianti che serviranno a produrre, usare e vendere energia da fonti rinnovabili destinate a scopi sociali. I fondi sono previsti in un provvedimento della Giunta regionale abruzzese. Abbiamo stabilito di investire, dice l'assessore Mauro Febbo, per concretizzare gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile. Il disagio occupazionale in Abruzzo si concretizza in 80.000 persone con problemi di lavoro, lo afferma per la UIL Abruzzo il segretario Roberto Campo, che aggiunge: «Siamo diventati una regione con più problemi occupazionali che nella media nazionale. Prima eravamo una regione con meno problemi occupazionali, pur a fronte della stagnazione e delle recessioni tra il 2000 e il 2008. La crisi, ha concluso, ha cambiato in peggio le cose». Saranno presentati domani i dati dell'audit civico della rete dell'emergenza 2012. Negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento di richieste di prestazioni da parte del sistema di emergenza sanitaria territoriale e ospedaliero. Lo ha spiegato il commissario ad acta per la sanità Gianni Chiodi. Per il commissario una quota non trascurabile di accessi al pronto soccorso può essere evitabile, in particolare quella non preventivamente filtrata dalla medicina del territorio. E continuiamo a parlare di salute, perché il melanoma, il tumore della pelle più aggressivo, rappresenta l'1-2% di tutti i tumori maligni. Oltre 6.000 i nuovi casi all'anno in tutta Italia, oltre 1.500 i morti all'anno sempre nel nostro paese. Nelle giornate dal 27 al 30 maggio, la sede territoriale della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Pescara, in via Rubicone 15, sarà aperta con uno spazio LILT interamente dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori alla cute. Dal 24 al 26 maggio, dalle 10 alle 12, si possono contattare i numeri 085 42 52 792, ripetiamo 085 42 52 792, oppure 328 02 35 511, ripetiamo 328 02 35 511, o ancora 338 588 5788 388 588 5788. A questi numeri si potrà prenotare una visita. Da domani a venerdì 24 maggio in scena nelle scuole elementari delle province abruzzesi laboratori di educazione alimentare ideati e organizzati dalla cooperativa Alimos Alimenta la Salute. Sono offerti da Orogel fresco nel contesto del programma Frutta nelle scuole. A scuola di frutta consiste in un laboratorio interattivo in cui, guidati da un esperto di alimentazione,
Adulti e bambini vengono coinvolti nella preparazione di una merenda a base di frutta e verdura fresca. La Regione Abruzzo ha ricevuto ufficialmente dalla Regione Piemonte l'invito ad essere Regione ospite d'onore all'edizione del Salone del Libro nel 2014. Lo ha reso noto l'assessore alla cultura, Luigi De Fanis, dopo un colloquio in tal senso con l'assessore alla cultura del Piemonte, Gianfranco Coppola. È chiaro, ha detto De Fanis, che siamo aperti a raccogliere anche i contributi di tutti gli operatori culturali abruzzesi che lavorano sul territorio. Domenica scorsa a Cepagatti si è svolta la quinta edizione della Marcia Longa delle Contrade e quella per i più piccoli chiamata Corsa di Topolino, cui hanno partecipato oltre 1300 persone. Tutti hanno gareggiato con sulla pettorina la scritta Croce Rossa per la Siria per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza umanitaria in atto in quel paese. La raccolta continua e per informazioni si può chiamare il 366 63 40412. Ripetiamo 366 63 40412. Si stanno realizzando 17 nuovi stalli di sosta per disabili a Chieti Scalo. Gli stalli si trovano in prossimità delle scuole e delle strutture pubbliche, precisamente in via Maestri del Lavoro, 4 stalli, via Lanciano, 2, via Pescara, 4 stalli, viale Benedetto Croce, 2 stalli, piazzale Marconi, 2 stalli, via Ortona, 2 stalli, via Vasto, 1 stallo. In caso di utilizzo abusivo del parcheggio per disabili, si può chiamare il numero verde 800 08 3406. Ripetiamo 800 08 3406. È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di concorso per la riqualificazione e pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele a Pescara. Il Partito Democratico, che definisce il progetto contraddittorio, incontrerà Confcommercio, Confesercenti, CNA e cittadini giovedì pomeriggio. Il centrodestra invece difende la proposta, che prevede tra l'altro nuove pensiline degli autobus e traffico spostato sulle aree di risulta e su una nuova carreggiata dalla rotonda di via Michelangelo a via Teramo. Il 10 giugno l'apertura delle buste, i lavori dovrebbero durare 180 giorni. Si è svolta ieri a Pescara la cerimonia della festa della polizia all'interno del centro polifunzionale della Polizia di Stato di Via Pesaro. La celebrazione ha avuto una forma riservata con la presenza solo degli appartenenti all'istituzione. A partire da oggi fino a venerdì 24 maggio sarà in vigore il divieto di transito pedonale su un ampio tratto di via Marconi per consentire a Pescara i lavori di installazione di un'insegna pubblicitaria. Lo ha reso noto l'assessore alla mobilità del comune pescarese Berardino Fiorilli. E questa sera ci sarà l'incontro con il professor Marco Vergottini, docente di teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, sulla Costituzione Conciliare Gaudium et Spes. L'incontro si terrà alle ore 21 presso la Chiesa dello Spirito Santo in Pescara. Tema: a 50 anni dal Concilio, l'esercizio di una memoria riconoscente. Domani alle 9.30 presso l'Oasi dello Spirito di Montesilvano, l'incontro invece con il clero diocesano. Economia e valori, stimoli dalla regola di San Benedetto sarà il tema dell'incontro che l'Associazione Culturale San Benedetto organizzerà presso l'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti il prossimo 25 maggio. Presenti all'incontro diversi esponenti del mondo accademico, economico e dell'imprenditoria. L'incontro durerà per tutta la giornata a partire dalle ore 9.30, mentre il giorno successivo, cioè il prossimo 26 maggio dalle 11 alle 22 a Villa Sabucchi in Viale Bovio a Pescara, ci sarà la quarta edizione della Festa dei Popoli, il mondo in un giorno, organizzata dall'Ufficio Mondialità della Caritas Diocesana di Pescara Penne.
E siamo con questo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo poco nuvoloso con temperature da 15 gradi e mezzo a 19 gradi e venti deboli. Domani si prevedono cielo poco nuvoloso e pioggia debole al mattino e pioggia debole anche nel pomeriggio ed in serata con temperature da 16 a 20 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci alla prossima edizione. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.